e rimase solo polvere. Siamo qui con l'autrice di questo libro, Francesca Svanera, un libro che parla di due argomenti tabù: la pedofilia, l'abuso sui minori e la pedopornografia. È un racconto che riguarda una storia personale. Quanto è stato difficile, quanto è stato coraggioso scrivere un libro come questo? Guarda, non è stato difficile perché è stato ciò che veramente tanto desideravo dentro, e certo ho dovuto prendere delle pause quando ho raccontato determinate testimonianze che mi hanno toccato da vicino, ma il bisogno di scriverle per essere ascoltate era talmente alto che mi ha reso il tutto molto, molto semplice, molto, come si può dire, un flusso di scrittura. Due argomenti difficilissimi da trattare in Italia. Già l'abuso sessuale sui minori è estremamente, un argomento estremamente tabù, ma lo è ancora di più quando questo abuso è finalizzato alla produzione di pedopornografia. Cosa ci può dire su questo punto? È una domandona questa, dovrebbe occupare dei grandi spazi. Allora, sto cercando di mettere insieme e capire da dove partire, e poi, se voglio essere sincera, per me stare dietro un obiettivo è veramente una cosa molto complicata e a volte, come in questo momento, è un po' riattivatoria, perché comunque per me l'obiettivo per tanti anni è stato sintomo di abuso. Quindi ti chiedo, me lo puoi ripetere, scusami, perché ho avuto un attimo di trigger e non c'è problema a mostrarlo, perché secondo me fa parte del cammino, e non vergognarsi a volte delle proprie fragilità ci rende ancora più consapevole di ciò che siamo. Quanto è difficile in Italia parlare soprattutto di pedopornografia, cioè di abuso sessuale finalizzato alla produzione di pedopornografia? Allora, è impossibile, perché quando viene raccontato si fa il porno del dolore e non ci si chiede veramente che cosa c'è dietro, come funziona, dove vanno a finire i bambini che trovano, se li trovano questi bambini, non ci si pongono quelle domande che potrebbero aiutare la società a un vero e proprio cambiamento. E purtroppo questo è veramente duro per chi l'ha vissuto, perché già dentro un abuso, che è quello della pedofilia o degli abusi sessuali intrafamiliari, è molto difficile parlarne, ma in questo caso è ancora più difficile perché si ferisce chi ascolta, perché la storia è talmente cruenta, talmente brutta ed è talmente piena di, come si può dire, di violenza, che parlarne fai male a chi è di fronte, ma allo stesso tempo non parlarne ci rende inesistenti. Quanto è presente lo Stato nella repressione, nella condanna degli abusi sessuali e degli abusi sessuali finalizzati alla pedopornografia, e soprattutto quanta accoglienza c'è per le vittime di questi abusi? Allora, lo Stato in sé è fatto da persone. Le istituzioni in questo momento non hanno delle linee guida che possano permettere che non dipenda dalla persona, perché ci sono delle leggi apposta che tutelino. Quindi in questo momento dipende molto da chi ti ritrovi di fronte, dalla fortuna che hai di incontrare la persona che se ne sta occupando. E quindi questo lo rende veramente complicato e difficile, perché se chi è davanti non è formato o non ha delle competenze emotive all'interno di se stesso per poter toccare questo argomento con delicatezza, l'accoglienza che ti dà è pari a zero. E quindi il lavoro che forse le istituzioni dovrebbero un pochino dare un po' più occhio è proprio nel formare tutte le persone, non una singola figura, gli educatori, gli insegnanti, chi sta nel tribunale, tutte le persone che vanno in contatto con i bambini andrebbero formate su questa tematica. Ma è difficilissimo farlo, perché
Per il 78-80% circa di questi abusi avviene in famiglia, e quindi cosa succede spesso? Che toccare la sacralità della famiglia non permette, cosa che in Italia in questo momento non siamo pronti ad affrontare, e quindi porta a non affrontare questa tematica, per non toccare quello. Grazie. Grazie a te tantissimo, grazie.